fantastico. La neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene, ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo! Dobbiamo solo continuare a muoverci! Ehi, anche se non troveremo niente quassù, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Stai bene? Sono solo scivolata! Tutto a posto! Sia un passaggio obbligato. Niente male. Se il tempo peggiora, possiamo rientrarci in questa grotta. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Me lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lì. Potrebbe venir giù del ghiaccio. Wow! C'è un bel po' di ghiaccio instabile qua sotto. Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso. Occhio! Oh, merda! Ci è mancato poco. Ce la posso fare!
Ci siamo! Vedo le rovine! Oddio! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok, ecco. Non torno indietro. Deve essere qui. Un secondo. Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. C'è qualcosa. Forse ci sono. Incredibile. Una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola
sono. Papà aveva ragione. Un'entrata segreta. Se solo papà fosse qui. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Dannazione, andiamo! C'è stata una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Incredibile, ce l'abbiamo fatta.
la paratoia non fa passare l'acqua. Forse posso sollevarla. Devo alzare il livello dell'acqua.